Diciamo che il giorno è importante perché è un impegno rispettato. Questo percorso, che oramai ha preso, diciamo, una velocità direi assolutamente importante, nasce con un patto che è nato fra Regione e noi. Era una situazione molto molto difficile anni fa. Cito qualche cifra, diciamo, in maniera un po' anche rozza, ma per darvi il senso: c'era un debito che sfiorava quasi il 500 milioni di euro con Regione Lazio. Per noi, dai nostri occhi, era una situazione assolutamente dalla quale era impossibile, ci sembrava impossibile raddrizzare questa situazione. Quindi con debiti enormi, impossibilità di investire, quindi quella che era la grande criticità del trasporto ferroviario qui nel Lazio, che era l'età del materiale rotabile, dei treni, dei termini più semplici, era quasi una situazione senza speranza. In questi anni Regione ha raddrizzato la situazione. La parte dei pagamenti è rientrato il debito, pagamenti regolari. Questo ha consentito a noi, che siamo i fornitori del servizio, di investire, indebitarci e mettere in campo questo programma di rinnovo della flotta. Oggi siamo alla conclusione di questo programma, quindi quando abbiamo iniziato con il Presidente Zingaretti su, diciamo, queste prime consegne, vedevamo lontano questo traguardo che invece oggi è qui. Quindi per questo, diciamo, è un giorno importante, un grazie soprattutto a Regione che ha fatto questo percorso virtuoso, ma di cui noi ovviamente come fornitore ci avvantaggiamo, ma diciamo, l'obiettivo per tutti è dare un servizio migliore. Completato una sfida, se posso dire, abbiamo di fronte quella del nuovo contratto che tocca un parte importante, diciamo, nel prossimo anno, soprattutto con il Giubileo, quindi una grande sfida. Con l'assessore civica siamo sempre, diciamo impegnati su questo tema. Quindi direi, se mi consentite, solo un grazie per quello che mi riguarda alla nostra squadra, la squadra di Trenitalia, perché tutti questi adempimenti, il rispetto di questi impegni che avevamo con Regione, vengono dal lavoro, dalla fatica di tanti miei colleghi che si sono impegnati. Quindi ci hanno messo, diciamo, del loro, tantissima volontà e spesso anche un po' di più di quello che è, diciamo, al di là del normale. Abbiamo davanti la sfida del Giubileo, su cui abbiamo anche qui un impegno straordinario. Volevo dare questo messaggio anche alla Regione, al Presidente, all'Assessore, che tutta la squadra è assolutamente compatta e, diciamo, tesa verso questo obiettivo che coglieremo sicuramente. Grazie a tutti.